Buongiorno a tutte amiche mie. Oggi facciamo delle conchiglie con la pasta sfoglia. La prendiamo così bella rettangolare, deve essere. Prendiamo un cerchio, diametro da 15, e cerchiamo di fare dei cerchi. Ok, facciamo così. Facciamo belli ripieni con la Nutella. Questi li possiamo fare o con la Nutella o con la marmellata. Ecco qua, sono usciti 9. Attenti. Qua. Ecco qua, vedete? Adesso prendiamo un coltello, un dischetto e andiamo a fare due striscioline alla metà. Ok, così. Poi questa parte dove non è tagliata la pieghiamo così a mezzaluna. Poi prendo un po' di Nutella, poca Nutella, io prendo un tovagliolino, ed andiamo a piegare. Chiudiamo. Vedete? E la vado ad appoggiare sulla carta forno e continuiamo così. Facciamo dei taglietti piccolini, poi vi regolate voi, eh? Poi la vado a piegare. Sì. E ci andiamo a mettere la marmellata dalla Nutella. Dico la marmellata perché volevo fare pure due alla marmellata, ma vediamo. E allora mettiamo un pochino di Nutella qua. Ecco, facciamo così. Poi lo chiudiamo la metà, eh? Vedete? Chiudiamo con le manine così e poi chiudiamo la punta. Qua. Vedete così? Questi sono buonissimi. Allora, e si continua. No.
Ripetiamo qua l'operazione con la Nutella. Basta una noce di Nutella. Poi chiudiamo. Così. Così. La punta di qua sopra la chiudiamo. Queste poi una volta che noi le inforniamo si gonfiano. Chiude a mezzaluna, non so se riuscite a vedere, a mezzaluna l'ho chiusa. Il taglio deve capitare di sotto. Ci mettiamo la Nutella, 116. Ci aiutiamo con un cucchiaino perché sennò, ecco qua, e chiudiamo. Vedete? Io voglio farvi vedere proprio bene. Così, prendiamo la punta e la chiudiamo qua alla metà, qua, così. Poi prendiamo l'altra e la chiudiamo così, accavallata all'altra metà. E poi prendete la punta e chiudiamo. Accendete il forno a 170 gradi. E queste si devono cuocere per 15-20 minuti, lasciamo nel forno, poi lasciate raffreddare, eh? Lasciamo raffreddare e poi si possono mangiare. Questi sono golosissimi. Un altro po' di Nutella qua. Qua. Ci chiudiamo. Diamo la punta. Ok, così amiche, eh? Vedete? Poi quella alla marmellata le facciamo diverse, facciamo un'altra forma. Speriamo bene, amiche mie, con questa apertura che hanno fatto. Speriamo bene. Premete qua, eh? Andiamo. E voilà. Avete visto? Mo io le lascio nel forno 20 minuti e poi vi faccio vedere come sono uscite. Ok? E allora, amiche mie, una volta riempiti tutti questi, vedete, conchigliette di Nutella, vedete qua? Adesso le vado a bagnare un po' con il latte sopra. Le bagno così poco poco. Tutti obesi siamo usciti qua, anzi io meno male no, che comunque anche se cucino io assaggio, però non è che mangio chissà quanto, ma mio figlio, madonna mia, mena mena,
che lo mando in palestra, devo mandare. Quindi una volta fatto questo, ci vado a mettere una spolveratina di zucchero. Spolveratina così sopra. Ne mettiamo poca, eh? E poi lo andiamo a infornare. 170 gradi per 20 minuti. Quando vi regolate che si sono belle dorate, le potete tirare fuori dal forno, ok? Eccole qua, queste sono le prime, adesso poi vi faccio vedere quelle con la marmellata. Ok? Eccole qua, amiche mie, le ho sfornate, vedete come sono uscite belle, graziose. Quindi io adesso le vado a mettere, facciamo raffreddare un poco, almeno 2 minuti. Vedete, sono uscite proprio belle, guardate. Tutte piene di Nutella. Bellissimo, guardate. Buone, buone, buone. E allora, una volta messi qua dentro il piatto, mettiamo un po' di zucchero a velo. Che carino. Le mie conchigliette alla Nutella, mi raccomando, fatele che sono buonissime. Gnam gnam gnam.